Le forme, il suono, il fascino di questo oggetto in movimento a qualche centimetro da terra accelerano il battito cardiaco. Da fuori, pensate cosa si prova a guidarla. Questa è la McLaren 720S Spider ed oltre a garantire una quantità di adrenalina fuori dal comune stringendo il volante tra le mani, è semplicemente meravigliosa da guardare. Le linee non sono esagerate, l'aria, alleata immancabile quando si parla di prestazioni, passa sotto o all'interno della carrozzeria. L'alettone è nascosto, pronto quando serve a dare deportanza, contributo sempre ben gradito quando le potenze in gioco sono da capogiro. Noi italiani le supercar le sappiamo fare molto bene, però vi garantisco che dopo 24 ore al volante di questa inglesina vi dico che anche gli inglesi non sono niente male, anzi. Come dicevo, questa è la 720S Spider, non coupé, quindi, cioè diversa rispetto a quella che provai qualche tempo fa proprio sul canale. In questo caso si tratta di una vettura che però non cambia più di tanto rispetto alla versione a tetto rigido e quindi dietro di me abbiamo pur sempre il 4000 V8 da 720 cavalli, 770 Nm di coppia e andiamo a buttare giù un po' di numeri così capiamo quello che sa fare questo motore, perché siamo a 2,9 secondi per quel che riguarda lo 0-100 e 7,9 secondi nello 0-200, non so se ci rendiamo conto. E poi una volta che si sale si arriva a 340 km orari di velocità massima anche su questa Spider, e se volete si può arrivare a 325 con il tetto giù, se ne avete il coraggio. Questa vettura fa paura, fa impressione da quanto mette a terra la potenza bene, soprattutto la rabbia con cui lo fa. Bella, bellissima. La cosa interessante è che i tecnici McLaren sono riusciti a non fare troppa distinzione per quel che riguarda le prestazioni tra la coupé e la Spider, quindi abbiamo stessi tempi in accelerazione e grosso modo anche lo stesso tempo poi sul giro per quel che riguarda la prestazione in curva, quindi qua davvero andata ad avere il meglio dei due mondi senza andare a perdere per quel che riguarda le prestazioni, quindi davvero un lavoro gigantesco, hanno fatto un miracolo con l'utilizzo proprio dei materiali compositi e con la rigidità torsionale di questa struttura che già dal 1994, se non ricordo male, con l'arrivo della McLaren F1 fece la storia per quel che riguarda l'utilizzo dei materiali compositi proprio sulle vetture stradali, e qua hanno mantenuto la tradizione non soltanto sulla 720S ma anche su tutte le altre vetture proprio marchiate McLaren per dare il massimo delle prestazioni e del peso, soprattutto perché la leggerezza fa parte di uno dei punti fondamentali di questa vettura. 1320 kg su 720 cavalli di potenza massima, è semplicemente incredibile. Il cambio in automatico 7 rapporti doppia frizione, posso gestirlo come se mi trovassi davvero su un'automobile da corsa tramite il bilanciere che ho qua al volante, ed è qualcosa di incredibile. La gestione elettronica e proprio anche meccanica, ad esempio basti pensare, qui ci dice McLaren che ha utilizzato le tecnologie delle competizioni, un qualcosa che si sente dire spesso, ma in questo caso è esattamente così, su vetture di questa fascia è così, non è un qualche cosa di marketing buttato sulla cartella stampa tanto per fare numero e per dare appunto la sensazione di trovarsi su una vettura diversa da quello che è. Questa è un'automobile veramente, e sembra un'automobile da competizione, ma sentite il cambio? Mamma mia, e risponde sempre comunque presente. Meravigliosa. Come dicevo però, questa vettura è una Spider, ma per farvi vedere cosa offre quest'auto all'interno e com'è il meccanismo di azionamento del tetto, perché credetemi, anche a livello estetico merita darle un'occhiata a tetto giù, ci dobbiamo fermare un attimo perché in effetti fuori ci sono 6 gradi e c'è qualcosa che vi suggerisce di non andare in giro a tetto giù. Ovviamente l'abitacolo di una vettura da 300.000 euro è ben fatto per definizione, ma soprattutto all'interno di questa vettura, una volta seduti a bordo, troverete un abitacolo costruito attorno al conducente in tutto e per tutto. In effetti basta semplicemente guardare la pedaliera con il pedale del freno che è esattamente al centro, ma nella maniera più giusta possibile per un'automobile da guidare, perché si può ad esempio pensare di frenare col sinistro o col destro ed è equidistante rispetto a un piede all'altro, quindi a seconda proprio anche della curva che vi troverete ad affrontare potete
guidarla nel modo migliore possibile. Tra l'altro, aprendo la portiera troverete a vista la fibra di carbonio della vasca in cui vi andrete a sedere. Questo è un elemento che va proprio a richiamare la tradizione McLaren e non poteva essere diverso, perché effettivamente è una cosa che ti gasa a prima vista, come del resto ti gasa anche questo condotto che porta direttamente l'aria sui radiatori. Il posteriore va a dare aria fresca appunto al propulsore e passa tutto all'interno della carrozzeria, quindi abbiamo una linea pulita, una linea che è decisamente immortale, se così vogliamo dire, cioè passeranno gli anni e questa automobile secondo me rimarrà attuale, ma con delle soluzioni tecniche aerodinamiche veramente eccezionali. E poi ancora una cosa importantissima, la visibilità. Stando dentro davvero vedete l'asfalto a pochi centimetri da voi in tutto e per tutto, anche con dei montanti anteriori che sono sottilissimi, e questo permette di identificare bene la traiettoria magari in pista o semplicemente godervi la guida al massimo una volta che vi troverete su una strada come questa. Il tetto si ritrae in 11 secondi e permette di vivere appieno l'esperienza più appagante che potete immaginare. Come sapete, di solito le Spider sono più pesanti, qui però l'incremento è solo di 50 kg, praticamente trascurabile. Ferrari e Lamborghini hanno incrementi di peso doppi tra coupé e Spider. McLaren ha di nuovo fatto il miracolo grazie ai materiali compositi. Come dicevo, rispetto alla coupé le differenze in termini di prestazioni sono davvero limitatissime, quasi inesistenti, ed è poi anche presente su questa vettura tutto quello che abbiamo già visto sulla coupé a livello di elettronica e di cervello che permette di gestire questa elettronica. Dalla plancia il conducente controlla vari parametri. Clic su Active e la vettura accende l'elettronica con cui regolare le sospensioni e la barra antirollio elettroniche, oltre all'alettone posteriore. Posso selezionare tre livelli per i controlli di stabilità ed erogazione della potenza, da Comfort a Track, con prestazioni adeguate di volta in volta alle mie richieste. Con l'elettronica attiva ho sentito l'auto più facile da guidare in velocità, a dimostrazione di quanto microchip e centraline possono essere compagne ben gradite nel gestire queste potenze. Lo sterzo è di una precisione millimetrica e sempre progressivo nella sua rotazione. Facile definirlo il comando migliore che abbia mai provato, nonostante l'auto fosse equipaggiata con gomme invernali. Capisci sempre se e quando stai perdendo aderenza senza reazioni brusche che potrebbero metterti in difficoltà. In una parola, perfetto. Come perfetto è anche il bilanciamento tra anteriore e posteriore, perché l'auto ruota su se stessa in curva con agilità e progressività. Il posteriore aiuta a chiudere le curve di nuovo in modo regolare e prevedibile. Il motore biturbo esplode brutale oltre i 4500 giri e fino ai 7500 giri tira come un forsennato. Serve fegato per tenere giù il piede ad ogni cambiata, mentre la velocità sale ad un ritmo che si fa fatica ad immaginare. Ma se sul fronte delle prestazioni potevate aspettarvi qualcosa di simile da una McLaren, è sull'uso quotidiano che quest'auto stupisce davvero. Sembra impossibile, ma credetemi che quando metti in comfort e procedi tranquillamente nel traffico della città, è quasi più facile di tante hot hatch. L'automatico gestisce in maniera morbida ogni cambiata, il motore gira placido poco oltre i 1000 giri. L'assetto, grazie alle barre antirollio attive, è gestibile in città, seppur ovviamente con tutti i limiti di una supercar. È semplicemente incredibile come si sia arrivati a questo livello di prestazioni. Solo nell'arco di 10 anni le sportive dalle hypercar in giù hanno fatto enormi passi avanti sotto ogni punto di vista. Non so cosa succederà in futuro ad auto così, non so se spariranno con l'elettrificazione, ma godiamocele finché ce n'è. E grazie a te, strabiliante McLaren, per una delle più adrenaliniche esperienze della mia vita.